questa video lezione sulla Rivoluzione francese. Come vedete c'è una linea del tempo che segna le date, gli anni più importanti nell'evoluzione di questa rivoluzione. La prima è più che altro simbolica, il 1778 sta a indicare quello che succede prima del 1789, anno ufficiale dello scoppio della rivoluzione. Poi c'è il 1791, 1792, 1793 e 1795. Non vi preoccupate perché durante la nostra video lezione le vedremo tutte e avrete modo di ricordarvele. Cominciamo dalle cause. La Francia era un paese ricco di contraddizioni. Se da un lato era la patria dell'illuminismo, dall'altra non aveva attuato alcuna riforma ispirata all'illuminismo. Era inoltre il paese più ricco e più popolato d'Europa, ma questa ricchezza rimaneva nelle mani di poche, non veniva reinvestita. La società era ancora una società rigida, divisa in classi sociali, il cosiddetto Ancien Régime, antico regime, dove c'erano ceti privilegiati, cioè nobiltà e clero, che erano il 2% della popolazione, e un terzo stato, un terzo ceto, che era invece il 98% della popolazione e non godeva di questi privilegi, che adesso vediamo. Anzitutto, i membri di nobiltà e clero erano processati da giudici membri del loro ordine e quindi capite che non saranno mai stati imparziali. Infine, a loro era concesso di non pagare le tasse, però le potevano imporre nei loro territori. Molti di essi godono ancora di privilegi feudali, cioè, vediamoli, le corvée. Cioè potevano costringere i contadini a prestare del lavoro gratuito nelle loro terre e poteva obbligarli ad usare il mulino che serve per fare la farina o il frantoio del signore a pagamento. Il terzo stato era un gruppo molto variegato perché era composto da commercianti, da intellettuali, da imprenditori industriali, da proprietari terrieri, da professionisti quali i medici ed avvocati ed infine dalla popolazione cittadina più povera e dai contadini poveri. L'evento scatenante qual è stato? Il bilancio dello Stato è a rischio bancarotta. Che parole difficili. Vediamole subito. Il bilancio è l'insieme delle entrate e delle uscite di uno Stato. Le entrate, i soldi quindi che vengono acquisiti per esempio attraverso le tasse e le uscite, quelle che servono per pagare i dipendenti, l'amministrazione. E vediamo cosa vuol dire a rischio bancarotta. La bancarotta è il fallimento di un'organizzazione, di una società, in questo caso dello Stato francese, perché non riesce a pagare dei debiti. E come li ha fatti questi debiti? Beh, spendendo più di quello che guadagna, cioè quando le uscite sono maggiori delle entrate. Così Luigi XVI, avendo necessità di avere nuove entrate, vuole imporre una tassa sulla terra. Ma questa tassa ovviamente va a colpire nobili e clero, che erano i proprietari terrieri maggiori, e quindi gli si oppone il Parlamento, che rifiuta categoricamente. Infatti il Parlamento era controllato dai nobili. A questo punto, ecco nell'immagine vedete Luigi XVI, a questo punto il re non può che convocare il 5 maggio 1789 gli Stati Generali. Che cosa sono? È un'assemblea dei tre ordini, nobiltà, clero e terzo stato, composta da circa 1100 persone, di cui 200 del clero, 270 della nobiltà e 600 appartenenti al terzo stato. Come si votava in questa assemblea? Per ordine, cioè per gruppo. A tutto il clero veniva dato un voto, a tutto il gruppo della nobiltà veniva dato un voto e a tutto il gruppo del terzo stato veniva dato un voto. Voi capite che le due classi sociali privilegiate vincevano sempre, due contro uno. È per questo che il terzo stato questa volta chiede il voto per testa, cioè per singolo rappresentante, e non per ordine.
Il re rifiuta questa richiesta. E così il 7 luglio del 1789 il terzo stato si autoproclama Assemblea Nazionale Costituente, giurando di non sciogliersi sino a che non fosse stata votata una costituzione, e si riunirono tutti in una sala che viene chiamata Sala della Pallacorda, che era un gioco simile al tennis. Ed è così che inizia la rivoluzione. Il popolo era scontento. Nello stesso tempo vedevano soldati che circondavano la zona dove c'era l'assemblea costituente, quindi avevano paura. Allora la borghesia forma un esercito chiamato Guardia Nazionale, che dà l'assalto alla Bastiglia il 14 luglio 1789, che diventa una data simbolica per l'inizio della rivoluzione francese e anche festa nazionale poi francese. Ma la Bastiglia cos'è? La Bastiglia era una prigione fortezza dove spesso erano rinchiusi anche prigionieri politici ed era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico. Ecco perché l'assalto proprio alla Bastiglia. La rivolta quindi divampa di lì in tutta la città e poi si diffonde nelle campagne della Francia. L'assemblea, sentendo e vedendo questa situazione, risponde al malcontento abolendo i privilegi feudali, che abbiamo visto prima, come ad esempio le corvée, abolendo i privilegi fiscali e dichiarando che l'accesso alle cariche pubbliche avviene per merito. Il 26 agosto del 1789 scrivono la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, documento nel quale si afferma l'uguaglianza giuridica dei cittadini. Insomma, la legge è uguale per tutti. Partendo da questo documento verrà elaborata la Costituzione del 1791. Stabilisce che la Francia è una monarchia costituzionale. Vediamo come era strutturato il potere. La popolazione, che aveva diritto di voto ed erano solo i maschi benestanti, elegge l'assemblea. L'assemblea esercita il potere legislativo, cioè di fare le leggi. Il popolo elegge anche il gruppo dei giudici, che esercitano il potere giudiziario. Non vengono eletti, ma rimangono in carica il re e i ministri, che esercitano il potere esecutivo, che però hanno diritto di bloccare le leggi approvate dall'assemblea. È comunque un grosso passo avanti. In questa Costituzione inoltre si stabilisce che tutti i francesi benestanti godono dei diritti civili, ad eccezione della popolazione nera delle colonie. Vengono aboliti i dazi e le dogane interne, così come qualsiasi tipo di esenzione fiscale, ed infine viene stabilito di espropriare i beni della Chiesa, espropriarli e venderli. Ovviamente ciò fece nascere degli scontri religiosi. Ed è proprio in questo periodo che inizia in questo paese una serie di scontri religiosi che proseguiranno per anni. Il re giura fedeltà alla Costituzione, ma formalmente, perché in realtà tenta la fuga. Viene arrestato a Varennes e qui vedete l'immagine del ritorno del re catturato da Varennes a Parigi. L'Assemblea legislativa del 1791 istituisce un nuovo Parlamento che ha due aree politiche. La destra, così chiamata perché stanno alla destra del presidente, e che era costituita dalle persone più moderate che volevano la monarchia costituzionale, e la sinistra, che invece era costituita dal gruppo più radicale che voleva una repubblica democratica, da diversi gruppetti di cui il più importante erano i giacobini, comandati da Robespierre e Danton. Questa divisione di destra e sinistra nasce allora e ancora oggi contraddistingue gli schieramenti politici. Ecco qui le immagini di Robespierre e Danton.
La guerra, le guerre. Cerchiamo di capire. Beh, come reagirono le monarchie europee? Avevano paura che questa rivoluzione si diffondesse anche nei loro stati e quindi si stavano muovendo. E quindi, in effetti, scoppia la guerra tra la Francia e varie coalizioni antifrancesi. In realtà sarà la Francia a dichiarare guerra per prima. I risultati inizialmente saranno disastrosi per la Francia, morti, molte sconfitte, ma questa guerra, cominciata nel 1792, terminerà solo nel 1802. Questa guerra e insieme di guerre verranno chiamate guerre napoleoniche perché si farà vedere e brillerà appunto Napoleone. E dagli inglesi vennero chiamate Grande Guerra Francese. Queste guerre terminarono nel 1802 comunque con la vittoria della Francia. Ma ritorniamo alla nostra Rivoluzione Francese. Le sconfitte militari iniziali e la crisi economica fa sì che cresca il potere dei sans-culottes. I sans-culottes, ma chi sono? Erano popolani, una borghesia. Ed il nome viene dal fatto che non indossano le culotte, cioè quei pantaloni, come vedete nelle immagini, che arrivano al ginocchio e vengono usati dai nobili. Quali erano gli obiettivi dei sans-culottes? Il suffragio universale, ottenere l'uguaglianza tra i cittadini, la lotta contro i privilegi in modo da abolirli completamente, e la lotta contro i nemici della rivoluzione, sia gli aristocratici sia chi la pensava anche in maniera moderata. Il popolo a questo punto, quindi guidato dai sans-culottes, assale Palazzo Reale e costringe la convenzione a deporre il re, che viene arrestato, e ad indire elezioni a suffragio universale maschile per costituire una nuova assemblea costituente. Questa nuova assemblea costituente, che verrà chiamata Convenzione, il 21 settembre 1792 proclama la Repubblica Francese. Però la Convenzione non è unita. Certo, per la maggior parte sono giacobini, sono di orientamento democratico e repubblicano, però erano divisi in due grossi gruppi. Da un lato c'erano i girondini, che venivano dal dipartimento, perché la maggior parte di essi veniva dal dipartimento, cioè dalla regione della Gironda, che erano moderati, erano favorevoli alla borghesia, erano assolutamente contrari ai sans-culottes e a misure economiche che potessero limitare il libero mercato. Non volevano l'uccisione del re ed erano capeggiati da Jacques-Pierre Bissot. I montagnardi, perché occupavano i posti più in alto nell'assemblea, come fossero in montagna, ecco perché erano chiamati così, erano molto più radicali, sostenevano i sans-culottes e volevano misure economiche che limitassero il libero mercato. Erano favorevoli all'uccisione del re ed erano capeggiati da Robespierre. Ma come finisce questa disputa? Finisce che il 21 gennaio del 1793 il re viene ghigliottinato contro il parere dei girondini. Qui vedete l'immagine dell'esecuzione del re e della ghigliottina, lo strumento che verrà utilizzato tantissimo in questo periodo. Però le continue sconfitte dell'esercito francese, l'aggravamento della crisi economica, fanno scoppiare una rivolta contro il governo rivoluzionario. Soprattutto questa rivolta parte dalla Vandea, che vedete lì, una regione della Francia, la vedete in rosso. E quindi viene istituito il Comitato di Salute Pubblica, cioè 9 membri scelti dalla Convenzione con potere esecutivo. I girondini si oppongono a questo comitato di salute pubblica perché lo vedono come un primo passo verso una dittatura e tutti coloro che si oppongono vengono arrestati. Non avevano tanto torto i girondini, perché anche se controllato dalla convenzione, il comitato di salute pubblica era comunque dominato da Robespierre, che da questo momento in poi eserciterà una vera e propria
dittatura. Quindi il comitato prende provvedimenti eccezionali, sia sul piano economico, sia sul piano politico, che adesso vediamo. Sul piano economico attuano il blocco dei salari e dei prezzi e requisiscono i beni di prima necessità, stabilendo il prezzo e chi e come potevano essere venduti. Inoltre comincia la vendita di piccoli terreni appartenenti allo Stato per i contadini. Dal punto di vista politico vengono sospesi tutti i diritti civili, vengono eseguiti i processi sommari, cioè senza un processo con tanto di accusa e difesa, per tutti coloro che erano sospettati di essere contro la rivoluzione. Bastava proprio solo un sospetto. La repressione della rivolta in Vandea avviene nel sangue e con la violenza e vengono emanate migliaia di condanne a morte. Qui c'è un'immagine caricatura inglese del periodo del terrore in Francia, perché questo periodo viene chiamato del terrore, bastava poco per essere condannato a morte. Diventa anche uno strumento di lotta politica. Infatti Robespierre ucciderà con un processo sommario Danton, quale suo rivale. Però a un certo punto Robespierre perde tutti gli appoggi e la convenzione abbatte il governo giacobino. Tutti i suoi membri vengono arrestati e ghigliottinati, compreso Robespierre. La convenzione rimane in carica fino al 1795. Prende dei provvedimenti importanti, cioè ripristina la libertà di stampa, libera i detenuti politici, ripristina i diritti civili, abolisce i controlli sull'economia ed emana una nuova Costituzione. Questa nuova Costituzione stabilisce il potere in questo modo: il diritto di voto ovviamente solo ai cittadini benestanti, quali eleggono le due Camere dei Deputati, il Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500. Le Camere dei Deputati esercitano il potere legislativo e nominano i membri 5 del direttorio, che esercitano il potere esecutivo. Ed infine c'è il potere giudiziario, esercitato dai giudici, sempre eletti dai cittadini. A questo punto siamo giunti alla fine della nostra rivoluzione francese, ma facciamo una riflessione sulle conseguenze delle rivoluzioni che abbiamo visto finora, cioè la rivoluzione francese, la rivoluzione americana e la prima rivoluzione industriale. Che cosa porteranno alla nostra società? A livello sociale, dalla rivoluzione francese si sviluppa proprio l'abolizione dei privilegi e il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge. A livello politico, e ciò viene dalla rivoluzione americana, si stabilisce che ai cittadini spettano libertà fondamentali e che il potere politico appartiene ai cittadini. Infine, a livello economico, e qui dalla prima rivoluzione industriale, nasce e si diffonde un nuovo modo di produrre, il sistema della grande industria, e l'industria diventa il motore dello sviluppo economico, superando nel tempo il settore primario, cioè l'agricoltura e l'allevamento. Bene, anche per questa lezione è tutto. Arrivederci alla prossima e mi raccomando, restate sintonizzati!